Gerard Croiset, storia del più famoso medium olandese. Gerard Croiset era un medium, psicometrista e parapsicologo che dimostrò grandi capacità spiritiche e doti medianiche. Nato in Olanda nel 1909, conduceva una vita abbastanza convenzionale. Lo stesso Croiset affermò di aver acquisito consapevolezza dei suoi straordinari poteri allorquando iniziò a lavorare come tecnico in una orologeria locale. Sperimentò visioni di eventi futuri riguardanti la vita del suo datore di lavoro, eventi che puntualmente si verificarono. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la polizia olandese cominciò a consultare Croiset per risolvere casi omicidiari e di persone scomparse. Secondo i rapporti dell'epoca, Croiset era in grado di fornire dettagliate informazioni su crimini e persone scomparse, semplicemente entrando in contatto con i loro oggetti personali. La sua fama, ben presto, andò oltre i confini olandesi. Le capacità di Croiset si accrebbero fino alla guarigione psichica. Aprì anche una clinica dove chiunque poteva recarsi per consultazioni ed usufruire dei suoi poteri. Gerard Croiset, collaborando con la polizia olandese, riuscì a risolvere moltissimi casi. Nel 1966 fu invitato in Australia per risolvere un mistero che coinvolgeva tre bambini scomparsi della famiglia Beaumont. I bambini erano scomparsi da Adelaide senza lasciare traccia. In questa circostanza, tuttavia, il suo aiuto non risultò determinante, ma gli fu utile per le esperienze future. Negli anni 70, Croiset giunse a Tokyo. Consultato dalle forze di polizia, indicò nell'arco di 24 ore ed in modo preciso il luogo ove si trovava un bambino scomparso. Seguendo le sue istruzioni ed utilizzando la descrizione di Croiset, il corpo venne recuperato. Un altro caso, in Giappone, ha coinvolto una ragazza di 7 anni e venne risolto attraverso una fotografia. Miba Kikuki venne rintracciata grazie al contributo offerto dai Croiset alle autorità locali. Secondo Croiset, il corpo della ragazza si trovava sulla superficie di un lago vicino alla sua casa e vicino ad un molo accanto a una struttura sporgente gialla. Questo caso diede a Croiset grandissima notorietà. In Olanda molti casi famosi furono risolti con la sua assistenza. A Werden, Croiset fu determinante nella soluzione di un caso che coinvolgeva l'omicidio di una giovane donna. Mentre la sua reputazione continuava a crescere in tutta Europa e in Giappone, la gente decise che era giunto il momento di verificare la validità delle sue capacità psichiche. Le capacità di Croiset vennero valutate dal comitato belga per l'indagine scientifica dei fenomeni ritenuti paranormali. Tuttavia, il comitato riferì di non aver trovato alcuna prova che Gerard Croiset avesse capacità psichiche. Le persone che dubitano della validità delle sue capacità notano che ha esperito migliaia di previsioni per tutta la vita, inevitabilmente portando ad alcune supposizioni corrette date le probabilità.
Altri parapsicologi di notevole reputazione ritengono che le sue capacità siano state grandi e genuine. Willem Teniff ha testimoniato in molte lettere le abilità di Croisette. Il chiaroveggente olandese Croisette ha anche fatto molte previsioni ed affermazioni riguardo a crimini verificatisi negli Stati Uniti. Infatti, ha reso dichiarazioni a Willem Holtman legate all'assassino di John Kennedy. In queste affermazioni, Croisette ha rivelato che la trama dell'assassinio era stata concepita in un piccolo ranch a 46 miglia fuori da Dealey Plaza. Affermò che alla riunione presero parte tre cubani ed un potente imprenditore del Texas. In relazione all'assassinio, rivelò che effettivamente vennero esplosi tre colpi diversi rivolti a Kennedy. Secondo la maggior parte dei rapporti, Gerard Croisette riteneva che le sue più grandi abilità fossero quelle psicometriche, per le quali una persona può percepire informazioni semplicemente trattenendo un oggetto nelle mani. Dopotutto, era questa la capacità che gli si era manifestata per la prima volta quando era impiegato come assistente in un'orologeria. Mentre teneva in mano un righello usato dal suo capo, avvertì visioni sul futuro, poi rivelatesi fondate. Nonostante la fama, la sua reputazione decrebbe nella parte finale della sua vita. Croisette ha anche dato vita a un figlio, Gerard Croisette Jr. Suo figlio afferma di aver ereditato le abilità del padre e svolge diversi tipi di lavoro nel campo paranormale, che comprendono la consultazione privata e la guarigione psichica. Gerard Croisette ha continuato il suo lavoro tutta la sua vita, fino a quando è morto nel 1980, all'età di 71 anni, ad Utrecht.